Grazie Presidente, torno alla discussione della proposta di adozione della variante legata alla ridefinizione del perimetro dell'ambito di valorizzazione C8 via Casilina e stazione Tuscolana del Vallo Ferroviario. Allora, questa delibera è una delibera che nasce appunto a novembre del 2019, che è sottoposta all'attenzione dell'Assemblea Capitolina e poi del Municipio. E vorrei, prima di tutto, voglio ringraziare la Giunta e l'Assessorato anche e l'Assessore Luca Montuori per aver sottoposto questa proposta all'Assemblea Capitolina, perché io personalmente ritengo che sia assolutamente compatibile e conforme con quello che è la visione e il programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Nel mio intervento spiegherò per quale ragione questo sia possibile. Allora, prima di tutto la proposta è stata, come detto, approvata la decisione di giunta il 29 novembre e successivamente è stata sottoposta all'attenzione, oltre che delle commissioni, della Commissione Capitolina competente, anche del Municipio. E qui posso ricordare in modo molto chiaro anche la partecipazione non solo ovviamente dell'assessorato, ma anche degli organi municipali, all'assemblea pubblica che insieme ovviamente alla cittadinanza ha consentito di iniziare ad individuare quelli che sono i nodi fondamentali dal punto di vista di sviluppo attuativo della variante, perché è evidente che noi qui stiamo ancora parlando, per chi diciamo ci ascolta anche da casa e magari non conosce perfettamente le norme sull'urbanistica, stiamo ancora parlando della variante ovviamente al piano regolatore, stiamo soltanto ancora parlando di un'adozione, non di un'approvazione, e come sappiamo solo in una seconda fase potranno poi essere presentate gli strumenti, i progetti e quindi le proposte insomma attuative, all'interno delle quali poi potranno essere verificate, anche quelle saranno sottoposte come previsto insomma dal piano regolatore e dalla legge, all'attenzione dell'Assemblea Capitolina, all'attenzione di tutti gli organi competenti, e quindi in quella fase si potrà anche verificare, sulla base di quanto astrattamente contenuto all'interno delle norme delle norme tecniche d'attuazione in relazione anche ai singoli pesi che vengono sviluppati e declinati, si potrà poi verificare se questi pesi saranno meno compatibili e conformi con quello che è dal punto di vista anche la visione politica, il momento decisionale attuativo che sicuramente non mancherà dal nostro punto di vista, e non deve mancare il coinvolgimento non solo ovviamente degli organi elettivi, ma soprattutto anche del municipio di riferimento e della comunità territoriale. E proprio su questo inizio, diciamo, il mio intervento. Bisogna dare atto che su questa proposta c'è stato un grande lavoro da parte della cittadinanza che, come sappiamo e come io credo tutti possano confermare, il Movimento 5 Stelle non è a favore di una ulteriore visione della città che possa continuamente, diciamo, espandersi orizzontalmente, se vogliamo, o invadere ulteriormente altri territori, se così la vogliamo guardare, che oggi sono magari preservati, ma riuscire a rigenerare delle porzioni di città che magari sono oggetto di degrado, ad esempio. E da questo punto di vista non possiamo che non evidenziare che la porzione di territorio a cui oggi facciamo riferimento è stata spesso oggetto, anche per stessa ammissione insomma nell'ambito delle commissioni ma anche delle assemblee pubbliche, anche di situazioni di degrado che sono state insomma segnalate anche agli organi municipali competenti. Quindi e ovviamente l'amministrazione penso che se impiega nella sua autonomia ogni azione utile volta nell'ambito dell'interesse pubblico, che è ben specificato a mio avviso all'interno di tutta la cronostoria insomma della delibera, possa andare a rigenerare un tessuto che ovviamente è già densificato e quindi di conseguenza non possa che migliorare, sia volto diciamo a migliorare la qualità della vita di chi come dire, lo abita o comunque che risiede o che comunque magari per ragioni lavorative o di studio insista all'interno di quel territorio. E quindi bisogna dare atto anche del lavoro
che è stato fatto, Presidente, anche dai comitati, anche le osservazioni che sono pervenute dal municipio sono frutto di un confronto e di un lavoro. Pensate che anche, le ricordo alcuni, ma non poi per le scudere altri, anche il comitato di quartiere di Villa Fiorelli che ha avviato addirittura un sondaggio sul territorio, un questionario per cercare di capire effettivamente quali fossero i fabbisogni della cittadinanza. Quindi riuscire nell'ambito del processo di mutamento di quello che è l'attuale, che poi l'attuale mutamento, insomma la delibera, come è stato già spiegato, ha come oggetto in modo sostanziale in particolare la ridefinizione di un perimetro che era quello dello C8 estremamente esteso, e quindi la riduzione di questo perimetro che acquisisce una nuova denominazione e consente, come dire, una più veloce e sveltimento degli interventi attuativi, e sono stati appunto individuati una serie di fabbisogni da parte delle, quindi va dato atto, il primo la presenza appunto del verde pubblico con attrezzature collettive per lo sport e così via, altri interventi insomma e altri fabbisogni che sono stati individuati. Da questo punto di vista, quindi, noi che cosa abbiamo fatto? Prima di tutto bisogna dare atto che il municipio ha raccolto e si è confrontato con la cittadinanza prima nell'assemblea pubblica e dopodiché ha raccolto tutte queste osservazioni all'interno dell'espressione di parere, che è stata trasmessa poi ovviamente, quindi è pubblicata anche oramai su Deliberazioni ed Atti. Da questo punto di vista noi abbiamo anche come forza politica ritenuto opportuno dare conto e dare una risposta concreta effettivamente a questi fabbisogni e fare in modo che questi fabbisogni, queste richieste di come si potrà sviluppare effettivamente questa porzione di quartiere, debbano tenere conto quindi di quelle che sono le richieste della cittadinanza, e poi questo successivamente ne daremo conto quando illustreremo l'ordine del giorno. Ma anche un'importante richiesta è stata, proprio per la fase quindi progettuale o comunque attuativa, è stata richiesta la massima partecipazione. Era già scritto all'interno delle premesse della delibera, però anche secondo noi questo poteva non essere sufficiente, e quindi abbiamo presentato un emendamento per vincolare e rafforzare, quindi ovviamente c'è il regolamento della 57 del 2006 che è stato anche in questa consigliatura modificato ed esteso a quegli strumenti informatici telematici ove necessario, e quindi rinforzare il processo partecipativo in tutte le fasi successive a quella dell'adozione della variante, coinvolgendo la cittadinanza. Quindi si tratta di un intervento, Presidente, che è volto a rigenerare un tessuto, e come primo punto anche nel nostro ordine del giorno, che poi dopo illustreremo con più calma, i primi due punti, il primo appunto riguarda la partecipazione della cittadinanza e il secondo la realizzazione di un intervento che sia per noi eco sostenibile e con un'alta ovviamente presenza di verde, è volto al miglioramento della vivibilità dei luoghi e anche degli spazi pubblici. Insomma, dobbiamo cercare il più possibile di fare rete, prima di tutto con gli organi decentrati, dobbiamo fare rete con chi vive quel territorio e quindi conosce anche meglio di chi è stato eletto alcuni fabbisogni, e quindi riuscire nel perimetro insomma che ci è consentito come consiglieri comunali di migliorare anche le successive fasi attuative e quindi portare l'amministrazione effettivamente più vicina ai fabbisogni del territorio. Grazie.